Una settimana di caldo record, quella che si è aperta, la nostra provincia tra le più roventi con malori e colpi di caldo. A soffrire anche l'agricoltura, contro la siccità Legambiente propone di creare dei depositi di acqua. Da 7 giorni non si hanno più notizie di un 19enne di origini marocchine ma residente a Castelnuovo Sotto, era in una comunità a Bologna. Reggio al 31esimo posto in Italia per numero di reati, la crisi economica tra le cause dell'aumento di scippi e furti nelle case. Fatto brillare a Collania tutto l'esplosivo sequestrato dai carabinieri di Castelnuovo Monte a due reggiani e intanto cresce l'allarme per il sospetto di tanti arsenali nascosti nella nostra provincia. Il 17 settembre è la probabile data per la votazione degli organi che daranno il via alla fusione tra Confapi e Industriali, così cambia la rappresentanza delle imprese in difficoltà. Il ponte di Calatrava che campeggia sul manifesto della festa del PD agita il centrodestra. Il consigliere regionale Filippi, che pure lo usò per la campagna elettorale, parla di uso scorretto perché è puramente commerciale. Nell'Italia in piena recessione si discute sulla misura degli slip di Miss Italia e tra le candidate ci sono anche 3 reggiane aspiranti al titolo della fase finale. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Teletricolore. Apriamo parlando di questo caldo davvero infernale che è sceso anche su Reggio, ve ne siete accorti tutti, oggi è stata una giornata con temperature davvero record, sarà così per tutta la settimana, anche se le previsioni parlano di alcuni temporali che dovrebbero rinfrescarci verso fine settimana, ma il quadro, le previsioni le sentiamo da Gianfranco Parmigiani. Inserita tra le estati più calde degli ultimi secoli, il dibattito si è come sempre incagliato sulla inevitabilità dei cicli contro la responsabilità dell'inquinamento umano. Tra fatalisti e colpevolisti resta comunque il dato di fatto che un agosto così insopportabile era da decenni che non si aveva. Le previsioni parlano di una settimana al limite della vivibilità, con picchi di calore anche oltre i 40 gradi in tutta la penisola a causa dell'ultimo più violento anticiclone africano che spazzerà in senso negativo anche Francia e Spagna. Con la nostra provincia inserita nella seconda fascia tra quelle più calde, comunque questione di un grado 2, da martedì a giovedì c'è da aspettarsi il peggio anche perché mercoledì un ancora più forte tasso di umidità renderà più accesa la sensazione di afa. Le ore più soleggiate sono fortemente sconsigliate, malori e altri problemi sono dietro l'angolo, specie per le fasce più deboli. I problemi non sono solo per l'uomo, caldo e siccità che continueranno fino a fine mese infatti, colpiscono drammaticamente le produzioni agricole, tanto da far tornare di moda il dibattito sulla necessità della diga di Vetto. Da giovedì 23 qualche perturbazione almeno dovrebbe portare un po' di sollievo, sollievo che arriverà quasi certamente almeno al nord nel fine settimana quando si presenteranno piogge anche intense, che dovrebbero mandare definitivamente in archivio questa maledetta estate 2012, anche se, secondo molti esperti indipendenti, andrà sempre peggio. Dunque avete sentito nel servizio, si parla ancora della diga di Vetto, un progetto che molte associazioni di categoria degli agricoltori invocano ormai da anni, ma si torna a parlare anche delle misure per combattere la siccità nell'agricoltura. Legambiente fa una proposta particolare di creare una sorta di deposito di acqua sul Po, ma la sentiamo dettagliata da Antonio Lecci. C'è caldo, non piove e i livelli di corsi d'acqua sono ridotti ai minimi termini, creando problemi al settore agricolo per l'attività irrigua e alla navigazione interna. La situazione è meno pesante rispetto ad estati come il 2004 e il 2006, quando il livello del fiume Po, che garantisce gran parte dell'attività irrigua del territorio emiliano, era sceso ai minimi termini già a giugno in piena campagna agricola, invece che in agosto come sta accadendo quest'anno. Tutto sommato comunque i canali principali del grande fiume sono navigabili, qualche problema per gli attracchi lo dimostra la situazione della motonave Stradivari che ha dovuto spostarsi all'attracco di Viadane in quanto quello di Boretto ha maggiori rischi di restare in secca. E sulla questione siccità interviene pure Legambiente con Massimo Becchi, presidente provinciale, che chiede politiche lungimiranti sull'argomento con creazione di piccoli invasi e il recupero di ex cave per creare un diffuso sistema di specchi d'acqua collegato alla rete irrigua locale, che si riempiono in inverno per essere usati poi in estate.
chiede inoltre investimenti per la navigazione sul Po, anche per evitare che i lidi possano diventare inutilizzabili, un po' come il porto commerciale di Boretto, che non ha mai visto una nave attraccare e per il quale occorre ripensare a soluzioni che permettano di non trasformarlo in un inutile ecomostro sul grande fiume. Da 7 giorni non si hanno più notizie del 19enne Khalid Ossama, fuggito da una comunità in via Massarenti a Bologna, dove è ospitato da diverso tempo. Lo vedete in questa fotografia che è stata distribuita dal comune di Castelnuovo Sotto, dove il ragazzo abita. La madre ovviamente è molto preoccupata, sta indagando il nucleo dei carabinieri di Bologna. Chi dovesse riconoscerlo o incontrarlo è pregato di contattare la madre Fatima Luzza, che abita appunto a Castelnuovo Sotto. Il numero è lo 0522 68 25 24, ripeto 68 25 24, oppure di segnalare la presenza del giovane ai carabinieri o alla polizia municipale di Castelnuovo Sotto. Parliamo di criminalità, c'è una classifica che fotografa la situazione a livello nazionale. Reggio è al 31esimo posto e c'è un leggero calo dei crimini nella nostra provincia, ma sono più pericolosi perché sono quelli che toccano i beni spesso delle persone più semplici e indifese. Vediamo. La crisi economica soffia anche sulla delinquenza. Furti in casa e borseggi sono tra i reati in vertiginoso aumento nelle città di medie dimensioni, dove il tenore di vita è ancora consolidato. La classifica stilata dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, che si basa sui dati del Ministero dell'Interno sui delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria, rimanda a una fotografia di un'Italia e soprattutto di un'Emilia-Romagna assieme alla Toscana vessata da crimini predatori. Nelle 103 province analizzate, Reggio è al 31esimo posto con 4.278 crimini ogni 100.000 abitanti, per un totale di quasi 23.000 reati. Si consideri che si tratta di numeri che riguardano solo le denunce effettivamente presentate. Altre due considerazioni: un calo lieve dell'1,8% dei crimini a Reggio, e in controtendenza sono anche i furti di automobili, specchio della difficoltà economica dell'industria automobilistica. Dunque il fallimento delle imprese, la disoccupazione, la difficoltà evidente delle persone si rispecchia anche sui tipi di crimini che privilegiano piccoli beni personali. A Reggio sono tanti gli scippi di collane e oggetti d'oro. Un ultimo elemento che deve fare riflettere anche sul tipo di sicurezza nelle città. I dati sono del 2010, quando la crisi era solo all'inizio. I carabinieri di Luzzara sono alla ricerca dei ladri che nella notte tra sabato e domenica hanno mandato in tilt un tratto della linea ferroviaria Parma-Suzzara per aver asportato cavi in rame e essersi impossessati del prezioso oro rosso. Ad accorgersene poco dopo le 8 di ieri, un responsabile delle ferrovie dell'Emilia-Romagna, che è intervenuto a un passaggio a livello a Guastalla che era stranamente chiuso. I ladri avevano asportato anche centinaia di metri di cavo elettrico. I danni ammontano a molte migliaia di euro. La linea è stata comunque ripristinata da Fer in poco tempo. Restano in condizioni gravi la bimba di 3 anni e il fratellino di 8 di Rubiera, ricoverati all'ospedale Meyer di Firenze dopo il tragico incidente avvenuto ieri sull'autostrada del Sole nei pressi di Arezzo. Un'altra bimba di 13 anni, sempre di Reggio, ricoverata con gravi fratture alle gambe. Un incidente con un bilancio molto grave. I feriti complessivamente sono 8, una donna è morta, era originaria della Nuova Guinea. Pare che alla base dello schianto ci sia stata la distrazione di un automobilista che ha poi tamponato a tutta velocità un'utilitaria ferma. Altri 2 feriti sono stati registrati nella corsia opposta, dove si è verificato un tamponamento tra curiosi che rallentavano per guardare questo incidente. Sono stati fatti brillare gli esplosivi sequestrati a 2 reggiani, Emilio Schenetti e Gabriele Debbia, stamattina nella cava Riva Rossa a Collagni. I carabinieri del nucleo artificiere di Bologna e i militari di Castelnuovo Monti hanno fatto esplodere tutto il materiale sequestrato e considerato di massima pericolosità, tanto che è stato deciso un provvedimento d'urgenza. Fatta saltare una mina anti-uomo e un altro esplosivo a base di nitroglicerina. L'operazione è del 16 agosto, vedete in queste fotografie tutto quello che era stato trovato e che aveva portato in carcere Schenetti, presidente attualmente autosospeso degli Alpini Reggiani,
che tra l'altro hanno preso le distanze da questi fatti, e Debbia, poi rimessi in libertà in attesa del processo per detenzione illegale di armi da sparo, munizioni ed esplosivi. Alcuni mesi fa, nell'ambito delle indagini sul duplice omicidio a Campegine, fu scoperto un altro arsenale nascosto con armi funzionanti risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Dunque, dalla bassa alla montagna cresce l'allarme per tutte queste armi non denunciate. Ha perso l'orientamento e si è allontanata da casa una 80enne di Novellara. Ieri a mezzogiorno si era persa nelle campagne di Bagnolo. Per fortuna l'hanno trovata gli agenti della Municipale della Bassa. I suoi parenti erano molto preoccupati e stavano già cercando la donna in tutta la zona, temendo che le fosse accaduto qualcosa di grave. È stata riportata a casa, accaldata, confusa, ma sostanzialmente sana e salva. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco ancora insieme con le altre notizie di questo lunedì. A dopo. In compagnia ancora dell'informazione di Teletricolore, prima di continuare rivediamo in sintesi le notizie principali di questa giornata. Una settimana di caldo record, quella che si è aperta, la nostra provincia tra le più roventi, con malori e colpi di caldo. A soffrire anche l'agricoltura. Contro la siccità, Legambiente propone di creare dei depositi di acqua. Da 7 giorni non si hanno più notizie di un 19enne di origini marocchine ma residente a Castelnuovo Sotto, era in una comunità a Bologna. Reggio al 31esimo posto in Italia per numero di reati, la crisi economica tra le cause dell'aumento di scippi e furti nelle case. Fatto brillare a Collania tutto l'esplosivo sequestrato dai carabinieri di Castelnuovo Monte a due reggiani, e intanto cresce l'allarme per il sospetto di tanti arsenali nascosti nella nostra provincia. Il 17 settembre è la probabile data per la votazione degli organi che daranno il via alla fusione tra Confapi e Industriali, così cambia la rappresentanza delle imprese in difficoltà. Il ponte di Calatrava, che campeggia sul manifesto della festa del PD, agita il centrodestra. Il consigliere regionale Filippi, che pure lo usò per la campagna elettorale, parla di uso scorretto perché è puramente commerciale. Nell'Italia in piena recessione si discute sulla misura degli slip di Miss Italia e tra le candidate ci sono anche 3 reggiane aspiranti al titolo della fase finale. Da Miss Italia torniamo alle notizie di economia, le notizie che determinano insomma anche il futuro e il futuro rilancio della nostra economia provinciale. Continua l'iter annunciato da tempo tra Confapi, Reggio e Industriali, che si fonderanno in un unico soggetto. Il 17 settembre dovrebbe essere la data ufficiale per la votazione e il via libero operativo. Vediamo. Fissato per il 17 o al più tardi il 24 settembre, la data fatidica della votazione che vedrà fondersi in un solo soggetto con Confapi Reggio con gli industriali. Si chiamerà Un'Industria Reggio. Praticamente scontata la votazione per il sì, alla quale comunque si è arrivati non senza polemiche tra associazioni rivali come la CNA, che avrebbe avuto un interesse nell'operazione, e qualche associato, non sono poche le aziende reggiane che hanno doppia se non tripla tessera, che non ha visto di buon occhio questa fusione. Di fatto la situazione di grave difficoltà economica ha messo in discussione le troppe associazioni di rappresentanza di categoria, un'emorragia di associati e dunque meno introiti e servizi già iniziata 10 anni fa e alla quale le associazioni, in parte snaturando la loro mission, avevano iniziato ad allargare la base associativa. Gli artigiani hanno iniziato ad associare il commercio, gli industriali le piccole e medie aziende. Il problema della rappresentanza è dunque un falso problema. In altre città queste fusioni sono processi in atto da tempo. Chiamati al voto 500 aziende di Confapi, poi inizierà la riorganizzazione, escluso al momento il trasferimento in blocco della sede da via Che Guevara. Saranno spostati solo alcuni uffici e funzionari, riorganizzati 2 centri di formazione, il CIS e il centro servizi, garantita l'occupazione a tutta la trentina di dipendenti di Confapi. Non resta che aspettare fine settembre per l'avallo definitivo e l'accordo tra i 2 presidenti, Cristina Carbognani e Stefano Landi, che dovrebbe mantenere la presidenza del nuovo soggetto. Parliamo di politiche e di polemiche. Questo fine settimana inizia al Campovolo di Reggio la festa nazionale del PD e ci sono già le frizioni tra centro-sinistra e centrodestra. Al centro l'immagine del ponte dell'autostrada firmato dall'Archistar
Santiago Calatrava, il comune di Reggio l'aveva dato in permesso gratuitamente a Fabio Filippi, consigliere regionale del PDL, per la scorsa campagna elettorale delle comunali e ora l'ha autorizzato per il manifesto della festa nazionale che appunto comincia il 25 agosto. Ma Filippi non ci sta, il comune dice non doveva concedere il ponte di Calatrava alla festa del PD dove il marchio viene utilizzato per scopi prettamente commerciali. Cos'è infatti, si chiede il consigliere, la festa dei democratici se non una grande fiera dove si vende di tutto? Vedremo come risponderà il PD a questa polemica. Intanto ancora la cronaca, incendio della casetta di legno del circolo ricreativo della parrocchia di Quattro Castella. Tutte le ipotesi sono al vaglio dei carabinieri che non escludono l'atto vandalico. A cercare di spegnere le fiamme è stato in un primo momento il parroco Don Enrico Ghinolfi e poi è dovuto ricorrere all'aiuto dei pompieri. E adesso parliamo di Miss Italia, l'avete sentito nei nostri titoli, in un'Italia in piena crisi e in recessione economica si parla anche delle misure, dei costumi di Miss Italia, costumi che indosseranno anche tre reggiane, vediamo chi sono. Un anno fa Sara Baderna di Piacenza e 12 mesi dopo il trionfo di Miss Emilia che resta nel Piacentino, assegnato l'altra sera a Bedonia di Parma a Jessica Castelli, 20 anni, che con questa fascia approda direttamente alla finalissima di Miss Italia a Montecatini Terme. Sarà tra le 101 ragazze finaliste, fra loro anche una reggiana, la 18enne Sara Guidetti di Viano, in virtù del titolo di Miss Capri Hollywood conquistato inizio anno in Campania. Ma non sarà l'unica reggiana a Montecatini, dove fra pochi giorni iniziano le prefinali nazionali, che vedono in gara pure Mary Di Lello, 18 anni, di Castelnuovo Sotto, e Aurelia Chesi, 18 anni, di Albinea, che è in carica pure come Miss Reggio. Le due bellezze di casa nostra sperano di poter accedere anche loro, insieme a Sara, all'ultima fase del concorso ideato da patrone Enzo Mirigliani. L'altra sera a Bedonia c'erano ben 32 aspiranti Miss Emilia, titolo che insieme a Miss Romagna permette l'accesso a uno dei 101 posti della finalissima di Miss Italia. Nel corso della serata, segnata pure la fascia di Miss Mascotte Emilia, andata la 17enne Valentina Galeone di Correggio, mentre il titolo romagnolo è finito alla riccionese Letizia Rinaldi. Per loro accesso diretto al concorso del prossimo anno. Alla fine dunque la passerella di Montecatini approdano due piacentine, tre reggiane, quattro romagnole e cinque bolognesi. Al momento solo per tre di loro, la reggiana Sara Guidetti, Miss Emilia e Miss Romagna, sono certe dell'accesso alla finalissima. Per le altre ci sarà ancora da sudare in passerella fra balletti, sfilate e giuria per conquistare uno dei posti che permettono la passerella in diretta TV e la speranza di arrivare alla tanto ambita coroncina di bellezza. Una notizia che riguarda Reggio, in seguito ai lavori di fresatura e asfaltatura, mercoledì 22 e giovedì 23 agosto, via Emilio Spizio e piazzale Tricolore si avranno restringimenti della sede stradale, precisamente via Emilio Spizio tra viale del Partigiano e via Malaguzzi. Potrà essere istituito il senso unico alternato di circolazione, restringimenti anche in piazzale Tricolore all'altezza dell'intersezione tra via Emilia San Pietro, viale Montegrappa e viale Monte San Michele. Adesso andiamo ancora in pubblicità, ci ritroviamo e guardiamo tra poco anche le previsioni del tempo. Tele Tricolore Meteo. Il meteo è offerto da Grissimbon, 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 con sapor meravigliosi stuzzica l'appetito e la fantasia. Le previsioni del tempo per domani, martedì 21 agosto, dunque confermato il caldo e le temperature davvero incandescenti, sole caldo al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio, le minime 24 gradi, le massime 37 gradi, massime che aumenteranno nella giornata di mercoledì. Tele Tricolore Meteo. Il meteo è stato offerto da Grissimbon, 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 con sapor meravigliosi stuzzica l'appetito e la fantasia. Siamo in compagnia degli appuntamenti. Ricordiamo che si è aperta oggi alle 17 a Palazzo Casotti a Reggio la fiera della bioarchitettura tra presente e futuro. Ci sono diversi incontri interessanti, quello di venerdì 24 agosto alle 16.30.
sotto il portico di Palazzo Casotti, parlerà di rigenerare il territorio, ricostruire l'identità, si parlerà dell'evento traumatico del terremoto, della bulimia edilizia dell'ultimo periodo e la rigenerazione del nostro Appennino dei suoi borghi. Per quanto riguarda invece le feste, per domani sera alle 21 la Cavallerizza spettacolo della Commedia dell'Arte, alle 21.15 Commedia dialettale al Centro Sociale Spallanzani, in Piazza Prampolini film per famiglie, a Miscuso di Ramiseto cena per le vie del paese, a Cervarezza un film per bambini, alla Casa Cantoniera di Casina incontro su pensieri di parole, a Brescello prosegue la sagra di San Genesio. È tutto anche per questa edizione, io vi lascio ai nostri titoli, alla sintesi dei nostri servizi e vi auguro buona serata, arrivederci. Una settimana di caldo record, quella che si è aperta, la nostra provincia tra le più roventi con malori e colpi di caldo, a soffrire anche l'agricoltura contro la siccità, Legambiente propone di creare dei depositi di acqua. Da 7 giorni non si hanno più notizie di un 19enne di origini marocchine ma residente a Castelnuovo Sotto, era in una comunità a Bologna. Reggio al 31esimo posto in Italia per numero di reati, la crisi economica tra le cause dell'aumento di scippi e furti nelle case. Fatto brillare a Collania tutto l'esplosivo sequestrato dai carabinieri di Castelnuovo Monte e due reggiani e intanto cresce l'allarme per il sospetto di tanti arsenali nascosti nella nostra provincia. Il 17 settembre la probabile data per la votazione degli organi che daranno il via alla fusione tra Confapi e Industriali, così cambia la rappresentanza delle imprese in difficoltà. Il ponte di Calatrava che campeggia sul manifesto della festa del PD agita il centrodestra. Il consigliere regionale Filippi, che pure lo usò per la campagna elettorale, parla di uso scorretto perché è puramente commerciale. Nell'Italia in piena recessione si discute sulla misura degli slip di Miss Italia e tra le candidate ci sono anche 3 reggiane aspiranti al titolo della fase finale.